La chiesa di Santa Foy, situata a Conques, nel cuore dei Midi Pirenei in Francia, è un eccezionale esempio di architettura romanica che, nonostante le sue dimensioni modeste e la posizione isolata, divenne un importante luogo di pellegrinaggio sulla via per Santiago di Compostela tra il X e il XII secolo. La storia di questo luogo sacro è strettamente legata alle reliquie di Santa Foy, una giovane martire cristiana, il cui culto attrasse numerosi fedeli, portando prosperità e fama alla regione. La costruzione della chiesa attuale iniziò alla fine dell'XI secolo, finanziata dalle generose donazioni dei pellegrini. La struttura architettonica della chiesa riflette le innovazioni dell'epoca, come la pianta a croce latina, con una navata centrale coperta da una volta a botte, affiancata da navate laterali a volta a crociera che guidano i pellegrini verso un deambulatorio circolare intorno all'abside. Questa disposizione era ideale per facilitare il flusso dei pellegrini, permettendo loro di avvicinarsi alle reliquie senza disturbare la preghiera monastica. L'elemento più distintivo di Santa Foy è l'abside semicircolare, ornata da colonne e archi che evocano l'eleganza degli ordini architettonici classici come il dorico e il corinzio, offrendo un senso di leggerezza nonostante la massività delle mura e le piccole finestre del cleristorio. La facciata occidentale della chiesa è dominata da due robuste torri quadrate simmetriche che incorniciano il portale principale, soprastato da un ricco timpano scolpito con scene del Giudizio Universale, che servono come monito delle sorti eterne che attendono i fedeli dopo la morte. Il reliquiario di Santa Foy, situato all'interno della chiesa, è una vera opera d'arte, trasformato nel corso dei secoli da una semplice cassa di legno a una statua d'oro che ritrae la santa seduta su un trono riccamente decorata con gemme antiche incise con immagini di epoca romana. Queste gemme, considerate preziose antichità già nel Medioevo, testimoniano la continuità del dono di pellegrini ispirati o spaventati dalle storie dei miracoli di Santa Foy raccolti da Bernardo di Angers tra il 1013 e il 1021. La chiesa di Santa Foy non è solo un monumento di straordinario valore storico e artistico, ma anche un luogo che continua a testimoniare la profonda spiritualità e la ricca tradizione di accoglienza dei pellegrini che hanno attraversato e continuano a visitare Conques nel loro cammino spirituale verso Santiago di Compostela. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!